Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché si è da poco conclusa la prima live ufficiale di update o comunque di aggiornamento per quanto riguarda il gioco di Final Fantasy VII Ever Crisis. Una live che, a dire la verità, è stata deludente dal punto di vista contenutistico perché, come si sospettava, non sono delle live così come siamo stati abituati su Opera Omnia, con diciamo un po' più di dinamismo e un po' più di informazioni rilevate o comunque rivelate in un minor quantitativo di tempo. La live è stata abbastanza lunga, quasi 2 ore, dove praticamente i caster hanno chiacchierato tra di loro praticamente per tutto il tempo, e poi l'ultima mezz'oretta hanno praticamente esposto tutti i contenuti che praticamente adesso andremo a vedere insieme. Contenuti che ovviamente non hanno avuto, diciamo, date o in generale delle informazioni precise, e di questo sinceramente un po' mi dispiace, però fortunatamente, grazie all'aiuto comunque del data mining e anche all'aiuto anche in generale della organizzazione degli appunti, anche tramite appunto i ragazzi che hanno già tradotto praticamente tutto quello che è stato detto in questa live, ho la possibilità di potervi dare delle informazioni già assodate, e comunque delle informazioni comunque che sono veritiere per quanto riguarda tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda questa live. Cominciamo subito a vedere un trailer e dopodiché ne parliamo. Ebbene sì, Young Sephiroth, come già ovviamente sospettavamo da diverso tempo a questa parte, sarà ufficialmente un personaggio aggiunto all'interno del roster del gioco. La data di inserimento è, o per meglio dire, dovrebbe essere il 29 di settembre, quindi esattamente tra 3 giorni, quando scadrà l'evento estivo, e successivamente si avrà la possibilità di avere un update per quanto riguarda i capitoli delle storie e anche delle storie singolari dei vari personaggi che abbiamo avuto modo già di poter vedere con Tifa Cloud ed Eris. Quindi avremo anche un update per quanto riguarda le storie singole, ovviamente, dei personaggi. Ma una delle notizie più succose che io aspettavo con più impazienza è il debutto ufficiale di Young Sephiroth. Young Sephiroth, dove appunto abbiamo visto le sue limit e la sua skin alternativa. Le armi purtroppo al momento non si conoscono, non sono state rivelate, ma qualora dovessi riuscire ad avere informazioni, sicuramente, non vi preoccupate, avrete o un video oppure in live ne avremo modo di poter parlare in modo più dettagliato. Andiamo ancora avanti invece con il giorno 29, dove viene rilasciato anche un evento particolare che si chiama per l'appunto lo Score Ranking Dungeon Event, dove praticamente avremo i giocatori divisi in celle da 10.000 partecipanti ciascuno, dove bisognerà affrontare diversi dungeon e ottenere lo score più alto possibile. Ci saranno ovviamente diverse regole, diversi consigli tra virgolette anche da utilizzare per incrementare il proprio punteggio, e poi ovviamente ci saranno anche delle ricompense apposite in base alla nostra bravura nel completamento o meno di questi dungeon. Ricompense che sono per l'appunto con 3.400 gemme che verranno comunque ottenute da tutti i giocatori, cioè basta fare l'evento e si riesce a farmare un quantitativo di 3.400 gemme. E poi invece per quanto riguarda le ricompense, quelle che vedete in alto, le targhette rosse e verdi, saranno distribuite con i primi 10 classificati all'interno della propria cella di questo evento, riceveranno la targhetta rossa.
Mentre invece i primi 100 di questa cella, sempre da 10.000 persone, avrà la possibilità di ricevere la targhetta verde, mentre invece a partire dal 101esimo in giù si avrà la possibilità di ottenere ricompense tramite ticket e gemme. Quindi ovviamente senza targhette, però con le ricompense classiche, mentre invece i primi 10 e i primi 100 avranno anche le targhette dedicate a loro. E mentre invece avremo anche delle personalizzazioni sempre del nostro profilo, con uno score di almeno 1.200.000 punti per ottenere lo stemma rosso, e invece con 600.000 punti per ottenere lo stemma, quello là, verde, quindi primo e secondo stemma. Quindi avremo comunque diverse ricompense in base alla nostra capacità di creare, diciamo, punteggio all'interno di questo evento. E poi, come detto in precedenza, tutti i giocatori, completando tutte le sfide e completando tutto quello che c'è da fare, potranno raccimolare fino a 3.400 gemme. Continuiamo avanti con, appunto, i consigli che ci vengono dati per poter incrementare il più possibile i nostri punteggi, dove appunto non bisognerà potenziare i nostri personaggi con oggetti esterni, non bisognerà in un qualche modo mancare nessun boss all'interno dello stage, ovviamente cercare di completare il livello il più velocemente possibile. E poi c'è stato anche come suggerimento l'utilizzo di armi di tipo fuoco e di tipo ghiaccio, che aiuteranno tantissimo all'interno di questo dungeon, perché appunto le creature che andremo ad affrontare saranno appunto deboli a questi due elementi. Poi, altro evento che invece è stato presentato all'interno del gioco è il Sephiroth Boss Fight, dove inizialmente si pensava al rilascio del personaggio di Sephiroth adulto, ma non è così. E l'unico personaggio che verrà rilasciato sarà Young Sephiroth, mentre invece questo sarà un evento a parte dove Sephiroth sarà un boss. Quindi noi avremo il boss di Sephiroth che dovremo affrontare all'interno del gioco, con ovviamente le varie ricompense farmabili all'interno dello stesso evento, come abbiamo visto praticamente anche con questo evento estivo che c'è stato finora. Evento di Halloween che è stato semplicemente annunciato con il rimando praticamente alla prossima live stream e in più nel dettaglio alle informazioni che verranno rilasciate in gioco, perché qui comunque basano molto la loro comunicazione sulle informazioni che daranno direttamente il gioco. Però diciamo che un evento di Halloween, io già ho avuto qualche notizia così, un po' per sentito dire, un po' per data mining, dove praticamente in questo evento in teoria si avrà la possibilità di farmare un costume da maid per Yuffie. Quindi avremo sicuramente l'annuncio anche del personaggio di Yuffie nel gioco. E poi ci sono anche delle skin alternative che in teoria dovrebbero apparire con i vari banner che usciranno all'interno di questo evento. Quindi molto quotato, da quello che c'era scritto era Zack insieme a Glenn addirittura, ma c'è anche un banner che dovrebbe spuntare fuori prossimamente di Glenn e Matt, che è lo stesso banner che praticamente si è avuto durante la fase di beta del gioco. Quindi un banner che già si conosce, però sarà interessante comunque rivederlo all'interno del gioco anche per analizzarlo in questo contesto. Successivamente abbiamo l'introduzione della fortificazione da setup. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro team, nel momento in cui raggiungerà una determinata quantità di power, otterrà un bonus resistenza, quindi avrà la possibilità di essere più resistente. E ovviamente verranno identificati i livelli dei personaggi, e in base ovviamente al livello dei personaggi e al power in totale che si avrà all'interno del team, si potranno calcolare diverse percentuali di resistenze. Abbiamo appunto da 1 a 49.999 di power, dove avere i personaggi a livello 10 comporterà uno 0,5 di aumento di resistenza, dall'11 al 30 0,6, dal 31 al 50 1,4, dal 51 al 99
poi avremo appunto una esagerazione di 97.5 praticamente per quanto riguarda le varie resistenze, che in teoria dovrebbero appunto lavorare sempre con questo power level. Bisognerà vedere poi meglio all'interno del gioco cosa intenderanno con diciamo con questa che cosa intendono proprio con questa power di resistenza, perché ovviamente al tradurlo dal giapponese risulta sempre un po' più difficile, però dovremo, cioè sappiamo da questo momento in poi che in base al power level del nostro team e in base al livello dei nostri personaggi avremo più o meno dei bonus da poter sfruttare praticamente all'interno del team, anche perché giustamente avere un power level di 49.999 con i personaggi dal 51 al 99 vuol dire che sono praticamente nudi fondamentalmente, quindi si ha una resistenza in più, mentre invece la resistenza tende a diminuire man mano che ovviamente il nostro livello è più alto e giustamente la force power diventa sempre più alto, quindi è una sorta di bilanciamento quasi che si fa all'interno del gioco. Però ripeto, più dettagli cercherò comunque di studiarli o comunque di vederli in generale proprio durante la fase di gioco stesso, perché per il momento sono soltanto numeri e quindi si capisce ben poco. Primo quality of life invece che viene inserito all'interno del gioco, dove tutto viene moltiplicato per 3. Tutto viene moltiplicato per 3, dove per l'appunto avremo il recupero della stamina che anziché essere ogni 6 minuti verrà portato ad ogni 2 minuti, quindi praticamente ricaricheremo la stamina ad una velocità incredibile. Poi collegarsi all'interno del gioco entro le 12 ci permetterà di ottenere 3 pozioni per il recupero della stamina. Collegarci all'interno del gioco prima delle 17 ci permetterà di ottenere altre 3 pozioni di stamina. Collegarsi all'interno del gioco prima delle ore 21 ci consentirà di ottenere altre 3 pozioni della stamina. E poi invece giornalmente avremo la possibilità di ottenere non una ma ben 3 pozioni per la stamina. Quindi avremo modo comunque di ottenere più stamina da consumare all'interno del gioco, perché a quanto pare saremo più veloci nel ricaricarla e anche più abbondanti nell'utilizzo della stessa. Quindi questa è una cosa che sicuramente molti giocatori faranno i salti di gioia, perché già sentivo comunque di gente che aveva pochissima stamina avendo farmato in generale. Io fortunatamente ancora non ho questi problemi, però avere la possibilità di accumulare più boccette è sicuramente una cosa comoda. Andiamo ancora avanti con la prima collaborazione effettuata da Ever Crisis con una pasticceria locale, la Fujiya praticamente, dove si ha la possibilità di poter ottenere questi sticker che vengono sfruttati come calamite con una spesa di 1200 yen o superiore, quindi una cosa che noi ovviamente non possiamo fare, che sicuramente non faremo, quindi va bene così, ci serve soltanto titolo informativo. E poi altra notizia che ha dato molto scalpore e ha fatto felice tanti giocatori è il fatto che, come potete vedere, è in lavorazione la versione Steam del gioco di Ever Crisis. Quindi sarà possibile praticamente giocare ad Ever Crisis non più su emulatore Android o comunque su telefono Android iOS, ma avremo la possibilità anche di giocare sulla versione Steam. Molto comoda come cosa. Molto anche interessante dal punto di vista grafico, perché sicuramente il gioco diventerà ancora più bello da vedere rispetto a come lo è già, quindi tanta roba anche per la versione Steam. Infine andiamo a chiudere con le ricompense praticamente della live, dove praticamente avremo un'arma 5 stelle per Sephiroth che ci verrà consegnata nel giorno di debutto del personaggio di Sephiroth, mentre invece le altre ricompense sono già state consegnate alla fine della live, ovvero un ticket per un'arma 5 stelle per i personaggi di First Soldier, 1000 gemme, 1000 blue crystal e 20 pozioni stamina.
Quindi queste sono le ricompense che abbiamo ottenuto in questa live stream. Vi annuncio anche che io le prossime live stream, dato che non sono del formato che mi interessano, non le seguirò più in live, ma probabilmente adotterò questo format, ovvero fare un riassunto dopo la live e successivamente postarvi il video con tutte le nozioni salienti, in modo tale che chi non ha avuto la possibilità di guardare la live o c'è qualcuno che magari non vuole perdersi i contenuti ha la possibilità di potersi aggiornare tramite questo video recap, oppure poi la sera comunque sia guarderemo insieme la live, l'analizzeremo e cercheremo di parlare dei dettagli di tutto quello che è stato annunciato, quindi faremo magari l'uno e l'altro. Detto ciò, io non ho più niente da aggiungere, spero che questo video possa esservi stato utile, fatemi sapere se vi interessa questo formato e soprattutto fatemi sapere se siete in hype come me per l'uscita di Young Sephiroth, vi raccomando sempre come al solito pollicino in su, condivisione e commento per aiutare il canale a crescere. Io vi ringrazio come sempre del vostro supporto e spero di vedervi con un prossimo episodio. Bye bye!